Allora stringi mia, cosa resterà di questi anni ottanta? Come state, ragazzi? Io, madonna, sono la merda, a parte sti capelli. Come state? Ho pensato di fare una diretta anche se, come vi ho detto, sono in shadow ban, quindi boh, 8 persone entreranno. E guarda il gatto. È totalmente immotivato, cioè non è immotivato, mio fratello me l'ha lanciato perché infatti. Allora, mi sono, come state, tutto a posto? Io spero che voi stiate molto bene. Io sembro una scappata di casa. Sì, sembro proprio fuggita dalla mia fissa dimora. E che fate di bello? Chiacchieriamo un po', mi fate un po' di domande, vi va? No, non lo so, No, raga, veramente, comunque terrificante. Cioè, sembra che mi hanno picchiata. Mi hanno picchiata, non è vero. Come coprire gli abusi. No, il gatto. Ti ha letteralmente ammazzata. Raga, sul serio. Cioè, non è che mi ha ammazzato, mi ha proprio ucciso. Ah, mi sa che non mi piace il gatto. No, no, io allora, io piaccio molto al mio gatto. In mia difesa. Ma non mi piace mio fratello. Cioè, era sulle spalle mio fratello a graffiarlo. E lui ha pensato, sapete che c'è? Ora lo tiro. Perché lui pensava che tirando il gatto, non lo so, avrebbe tirato fuori le ali. Sarebbe diventato un piccione e sarebbe volato via. E invece la forza di gravità e il fatto che effettivamente i gatti non hanno le piume e non hanno le ali ha fatto sì che il gatto cadesse. Incredibile. Vabbè, lui del resto non studia giornalismo, quindi effettivamente forse non ha studiato la forza di gravità e tutte queste cose qua, insomma. E perciò mi ha tirato il gatto. Carino, gentilissimi. Siamo un po' su Shadowban. Come faccio a vedere se sono bloccato? Allora, considera. Ti faccio capire come ho capito che stavo in shadowban. Io avevo tipo, metti 220-230.000 visualizzazioni storie. Ora ne ho 30.000. No, adesso si è risbloccato e ce l'ho tipo a 150. Però comunque la metà praticamente. Cioè, nel senso, è pochissimo. Cioè, ho perso tipo 200.000 visualizzazioni in un giorno. Quello ovviamente non può essere dato da. Cioè, non può essere colpa tua di base, non è che 200.000 persone nello stesso giorno fanno, sai che c'è? A canna. Raga, ma è una rincoglionita questa. Sì, unfollowiamola, cioè, nel senso, non c'è motivo. Quindi io ho le visualizzazioni tutto basso, però sapete che c'è? Non si molla, non si molla, perché qui l'errore è che la gente demorde, fa, sai che c'è, io non posso più. Invece a me mi piace, io mi diverto, a me mi. Amore mio, ciao. Ciao, amore, come stai? Ti sta ammazzando il gatto? No, for real, scusa, stai scrivendo tanto. Che ne pensi della storia che sta succedendo nella Stardust House? Raga, veramente greve. Veramente grave. E allora, la verità è che io non sono molto pro alle litigate online. Cioè, penso che si poteva risolvere tra di loro. O sbaglio? Anche se io sono particolarmente. Ciao, bello, grazie. Lo so. Che sono bello. Vabbè, si poteva risolvere tranquillamente tra di loro. Ovviamente mi. Non si molla un gatto, c'ha ragione Tuzza. C'ha ragione. E, è ovvio che mi affascina tutta la discussione, la situazione, perché sembra una tossica. È divertente seguire le litigate, però secondo me è diseducativo. Poi, boh, si crea tutto cose. Mi impicci. Mi fa veramente. Ti sei fatta i capelli più scuri? No, sono i miei. Non era della fidanzata il gatto? No, abbiamo. Allora, due gatti. Quello arancione è il mio e l'altro della fidanzata di mio fratello, che tra l'altro è qui, dice anche lei di base, però non c'è il gatto. Mi prude la punta del naso. In questo modo sicuramente la gratterò. Sembri una ladra. Grazie. Era il cosplay da ladra che volevo. Che bella che sei. Se, ti sei gentilissima. Ma sono una merda. La merda, lo schifo. La malattia sociale. Se avete domande, fate. Ah, facci vedere gli anelli. Allora, questo è il primo. Allora, gli anelli ho. E allora, questo qui. Questo. Che merda, sono orribili. Questo ce l'ho uguale insieme a mia mamma. Mi fa tantissimo ridere. Questo mi è scritto Ola perché si chiama Napoli. Ok, no, Napoli, sei strabrutta, tua mamma, quella zoppa. Allora, questo non lo so dove l'ho preso. Questo è di mia madre con un topo.
Sopra? Cioè, l'ho messo adesso, in realtà non lo porto, boh, gli anelli un po' a caso. Questo me l'ha regalato Joseph quando abbiamo fatto un anno, molto bello, e tra l'altro molto costoso, quindi ho sempre paura. E, chi è quello dietro di te? Dai. Dolce o salato? Salato. Belli quadri dietro di te, mi piacciono? Li fa mia madre. Sono tutti mia madre. Pure questi sono di mia madre. Fa la pittrice, pure quello è di mia madre. Casa mia sembra un museo. Di base, c'è una mostra. Ha un numero angelico preferito? Sì, in realtà, allora, sì. Sì, cioè, sono due in realtà: 222 e 555. Tra l'altro, su 555 ho fatto un sogno stranissimo, raga. Ora ve lo racconto. Però appena sto leggendo. Hai tatuaggi? Rispinciato, grazie. Non ho visto cosa hai scritto, brutto sfigato di cazzo. Lollo Barolo infame. E di tatuaggi ne ho quattro. Uno è questo. Sì, mi sono tatuata una cicatrice perché mi pensavo fosse elegante. No, questa frase, che è una lettera di mio nonno, copiata con la sua calligrafia, quindi se mi dite che è storta non potete dire nulla perché è la sua calligrafia, letteralmente. E qui c'ho scritto sole, sola. Scritto sei una grandissima sola. C'è scritto zoppa. No, poi c'ho un uno dietro l'orecchio che non so come far vedere perché è tipo minuscolo, non si vede mai. E poi due farfalline che svolazzano libere e allegre. Eccole. Bello, mi piacerebbe farmene un altro, ma no. No, non mi devo trattenere. Volevo fare sempre qualcosa a tema angeli, tipo un numero angelico oppure un angioletto perché mi piacciono tanto gli angeli, però non. Cioè, a che cosa serve? In senso, basta, direi. Non sono ancora abituata a disinfettare la ferita. Mamma, no, non l'ho ancora. Io che sono nata il 5-5-2005. Che taglio? 5-5-5 è il numero del cambiamento. Quando ero a Milano, ho fatto un sogno strano. Per fare Sì, che ti serve? la live? No, era solo per sapere. Ah, sì. Sì, certo. Certo, puoi entrare. Gli orecchini non ce li ho. Che dai, ci sono mio fratello e la fidanzata. Volevi fare un saluto? No, ok, perfetto. Che cosa mi rallegri sempre? Grazie mille. Comunque, sì, sono in shadowban perché 700 persone è shadowban. Sei brutta. Senti, ora metto a piangere. Sei meglio tu, Gaia Bianchi. Non vedo il motivo di creare questa povera, cioè, probabilmente Gaia, non lo so. Molto bella Gaia, si è veramente è diventata veramente bella perché era un po' più piccola quando l'ho vista, cioè quando io me. Agami, se mi guardi qua davanti mi pari è un lampione, mi stai a far venire l'ansia. Chiudi la porta. Che, dove andate? Non prendo così da mangiare. Puoi prendere la La carne c'è. carne? Sfigato. Gli ammazzo delle chiavi, Sì, io mamma. ti ammazzo, mi ha tirato il gatto, direi che mi hai già ammazzato, vai fuori. No. È arrivata la notifica della batteria scarica. Come si chiama tuo fratello? Mio fratello si chiama Camillo. Un nome particolare. I miei genitori si drogavano. Sì, si facevano proprio di eroina, evidentemente, perché non si può spiegare. Perché chiami i tuoi figli Camillo e Cecilia? Cioè, qual è lo scopo finale? Ma sei un cucciolo di cucciolo, io. Sei più bella tu, Ceci. Grazie mille, sei molto gentile. In questo momento no, in questo momento sono una merda, sono struccata, riconosco anch'io di essere abbastanza brutta. Olli, fai uscire il ragazzo di canzone. Tu lo faresti l'amore con me. Ciao Olli, racconti la storia di prima. Quale? Non me lo ricordo. Ah, racconta il sogno, sì. Ero a Milano, in un hotel, praticamente sogno, è stranissimo, sogno un orologio enorme. Digitale, cioè non gli orologi con le lancette, gigante, e sull'orologio erano le 5:55 ed era nella stessa stanza. Io ero in una stanza d'hotel e ho sognato la stessa stanza, quindi mi sembrava fosse vero perché non sembrava un sogno. Secondo sogno, nello stesso posto in cui sei. Aprivo gli occhi, c'era l'orologio gigante, c'era scritto 5:55 e mi sono svegliata. Cioè, il sogno era solo questo e basta. Vado a vedere il numero angelico del cambiamento, ma era stranissimo, raga. Cioè, era super d'impatto. C'era tipo il rumore delle campane sotto, una cosa stranissima. Infatti, devo dire,
Mi ha molto. Un cazzo, mi scorda pure che stavo dicendo. Scusate, ero distratta dalla mia faccia. Ma nessuno mi dice vatti a truccare. Vabbè, una mi ha scritto sei brutta. Grazie. Sì, oggi sono veramente brutta, però sapete che c'è? No, non è vero. E, mi sono anche levata l'extension, ho tre capelli, mi sto sentendo molto pelata. Però, mamma mia. Che sogno strano, vero? Ma io spesso faccio sogni strani. Ve l'ho detto che ho sognato di essere lo stadio che faceva partorire Rihanna. Stanotte ho sognato di essere incinta, che dovevo partorire e quando mi hanno tipo addormentata per partorire. Così, a cazzo, cioè, io vabbè, faccio una pennica così, ragazzi, esci, io mi distraggo. E quando mi sono svegliata, non ero più incinta, non c'era il bambino e non avevo più i denti. Questo è il mio sogno. Era necessario? No, era completamente superfluo, però l'ho sognato. Livello di attenzione, Cecilia. Sì, raga, c'ho un deficit dell'attenzione. Mi distraggo molto facilmente, molto spesso e tante volte al giorno. Infatti, essere mio amico è molto complicato, ma molto divertente. Amo, mi raggiungi? Ciao Lulli, come stai? Io sto molto bene. Tutti che mi dicono mi raggiungi, ma nessuno che mi chiede come stai. E comunque no, guardami. Sono nel mio regno. A non fare una sega. Comunque sto morendo di caldo, quindi adesso voi mi accompagnate? Mi sembra una tossica oggi. Vabbè, sarà molto. Oddio, perché è tutto buio? Era necessario stare al cazzo di buio. Ok, questa è la mia camera. Abbiamo un attimo cambiato location perché mi devo cambiare maglietta. Ovviamente non in diretta. Vabbè, vabbè che in realtà sotto ho un'altra maglietta, però non mi sembra carino. Quindi mi cambio la maglietta, metto una maglietta a maniche corte. Questa è la maglietta Joseph. Non faccio altro che avere sì, Joseph rubati. Chiedo venia. Infatti, se sta guardando la diretta, ti chiedo scusa. Ok. Mi metto un attimo questa maglietta. Voi chiacchierate tra di voi, fate amicizia. Non trovate carino questa occasione? È tipo Tinder. È tipo Tinder. Scrivete smash or pass a quello dopo di voi. Cioè, tipo tu scrivi quello che scrive dopo di te, ti guardi il profilo e poi scrivi smash or pass. Io. Eccomi. Molto meglio. Sono un'altra, rinata, un fiore. Mettiamoci anche il profumo, perché immagino voi state proprio pensando, ma questa se lo sarà messo il profumo. L'ho notato dai commenti che lo pensavate. Aspetta. Il caricatore perché ho il telefono scarico e sto per morire. Ciao gatto!